vorrei solamente una brevissima precisazione prima di andare avanti, perché siccome gli interventi sono stati tanti, visto che c'è anche un consigliere neo insediatosi nella città metropolitana. Qui non c'è mai stato un accordo politico tra tutte le forze in campo. C'è stato un accordo istituzionale che, sottolineando quello che diceva il consigliere Cirillo, voglio ricordare, primo in Italia, dove tre forze politiche in particolare, ma anche altri consiglieri che hanno una posizione un po' più autonoma, hanno ritenuto di cooperare con lealtà istituzionale nell'interesse dei territori e degli abitanti che noi rappresentiamo. Vi ringrazio di aver sottolineato, di aver sempre considerato il lavoro del consigliere come un lavoro fatto con competenza, autonomia e passione. Io non ho mai avuto nulla da ridire nei confronti di nessuno, compreso il consigliere Lebbro, che vedo che è andato via. Quindi per me, per il sindaco della città metropolitana, che non ho l'obbligo di dare le deleghe, non è venuto in alcun modo meno quello spirito, cioè per me non è cambiato nulla. Sono altri che hanno ritenuto in questo momento di allontanarsi dall'accordo istituzionale, allora è evidente che si pone un tema di ridistribuzione delle deleghe, ma per quanto mi riguarda rimane fermo quel principio che la cooperazione istituzionale è quello che ci chiedono, a mio avviso, i nostri concittadini, i colleghi sindaci dei 91 comuni. E devo dire la verità, io se devo fare un giudizio complessivo, al netto degli errori, delle contraddizioni, anche degli scontri che abbiamo avuto, dei conflitti, dei dissensi, io devo dire che si è lavorato bene. Io credo non esiste altro luogo in Italia in cui anche forze così lontane da un punto di vista politico hanno lavorato per un interesse comune. E io ritengo che si può lavorare ancora molto meglio e ancora si può fare di più. E quindi questo è lo spirito che mi anima, non quello né rivendicativo né, come dire, di contenzioso, e quindi, come dire, quello di continuare nella cooperazione nell'interesse dei nostri territori. E questo è il lavoro che io metterò in campo anche nei prossimi giorni, e sarei il primo a essere soddisfatto e contento. Quanti più sono i consiglieri che contribuiscono alla vita della città metropolitana, meglio è, perché ricordiamocelo, e ricordiamolo anche ai nostri concittadini che ci vedono, qui ognuno di noi lo fa a titolo gratuito, lo fa per spirito istituzionale, lo fa per passione e lo fa perché ci crede. E forse anche in un momento storico in cui c'è tanto rancore e tanta divisione, che persone anche molto differenti e molto distanti provano a cooperare in un interesse comune, credo sia una buona notizia. Al di là poi di quello, ci saranno i momenti che ci divideremo, e quindi questo sarà il ruolo che io svolgerò, non quello di dividere, ma provare se ci riesco ad unire anche nei prossimi giorni in vista del bilancio. Questo ci tenevo a sottolineare, non altro, perché poi se vogliamo aprire un dibattito, come giustamente ha chiesto anche qualcun altro, noi non ci siamo mai sottratti, e nemmeno io, pur presidendo questa assise, ho sempre ritenuto che nel Consiglio metropolitano il dialogo e la dialettica democratica sia assolutamente utile. E quindi potremmo anche pensare in una prossima seduta di aprire anche un dibattito per fare un check pubblico dello stato di salute della cooperazione istituzionale in città metropolitana. Ci tenevo a fare questa precisazione, grazie. Grazie, sindaco.